Fanciulli, fuori sta nevicando da paura, ma noi siamo dentro, appena cucinato le patate, adesso ci scassiamo anche il salmonino, qua c'è Veronichita, ci guardiamo una bella puntata della serie TV e poi nannina. Il nostro sushi. Come vi ho detto prima, domani mattina proverò a svegliarmi all'alba, non so quante puntate vedremo della serie TV, dipende tanto da questo, però vediamo, ci proviamo. Ciao fanciulli, Ciao, buonanotte. buonanotte. Fanciulli belli, siamo per raggiungere Sommaroi. Guardate qua che figata, questo è il ponte per raggiungere l'isoletta. Boom! Ora facciamo tutto questo con Biggs, arriviamo in quell'isoletta lì. Verde, adesso scatenate l'inferno. Via! Questo ponte è fighissimo. Lo so che tanti di voi stanno pensando, ma non droni, sì, dronerò, guiderà Veronichita, ma non adesso perché non c'è una luce bellissima e l'acqua qua sotto è super azzurra, veramente turchese, quindi Sembra le Maldive. si sembra le Maldive, ora non risalta, quindi non drono adesso, ma dronerò al ritorno. Che Guardate figo. che È figata. stretto, per quello che è senso unico. Sì. Ma quella montagna là l'hai vista? L'ho vista, l'ho vista. Ho visto anche tanti gabbiani però. Poi ce n'è uno. Ciao Johnny. Ed eccoci qua sull'isoletta, adesso bisogna trovare uno spottino. Missione spottino adesso. Sommaroi, eccoci qua. Qua c'è un campo da calcio, Sì, là ma c'è una non montagna. bello come quello delle Lofoten. No. Porca miseria, che Guardate che spiaggia. meraviglia di posto. Wow.
Lì stanno facendo un barbecue. Bravo. Aguzza la vista, eh? Sì. Guarda che spiagge! Porcaccia! Qui è bella! Allora, mi ha aspettato finora, arrivo io e parti. Hai visto bel pollo, che bello, sai, quel posto lì? Quale? Quel posto lì non era abbastanza fatto male. Ma quale? Quello lì a bordo strada, però avevi una bellissima vista su quella montagna e sulla spiaggia. Vabbè, andiamo a cercare un altro che non sia a bordo strada, poi vediamo. Senza macchinina qua San Manoi, mamma mia. Quando vi dico che ci sono tanti gabbiani, intendo quei tanti gabbiani, proprio tanti gabbiani. Qui ce ne sono dei camper. Qua c'è un mega camper, un franchi enorme. Sembra una sauna. Ah, ma questo è un campeggio. Questo è un campeggio, sì, campi in marina. Invece qua c'è un altro ponticello per andare di là, io direi di andare. Vai, bello, vai. Perché c'è la fotocellula, quando arrivi ti rileva e se di là non c'è nessuno che aspetta ti fa subito passare. Mi sa che domani facciamo una bella lotta io e Johnny. Io e la famiglia di Johnny qua. Dai, ma guarda che roba lì, pazzesco. Queste spiagge sono incredibili. Sì. Fai vedere dalla tua parte, dal finestrino, amore. Pazzesco. Bellissimo. Dobbiamo trovare un posticino per Vinclutz. Comunque la neve e la spiaggia. Guarda le oche! È vero. Che scassa. Comunque la spiaggia? Con la neve è pazzesca, fa straridere. Ti devono piacere i gabbiani, è proprio vero, Sommaroi. No, è vero. Però sta casa. Qua c'è un bel posticino, ma non si può parcheggiare. E quando i norvegesi scrivono che non si può parcheggiare, ragazzi, non si può parcheggiare. No. Ma sbaglio, quelli lì sono dei fiori? No, parchi. Quelli lì gialli? Sì, sono dei fiorellini. Wow, vado a fare una foto. Veronichita vede i fiorellini dopo 8 mesi di letargo. Attenzione! No parking! Flowers! Pensa te di cosa dobbiamo accontentarci. Belli, eh? Però... Vabbè, dai, era carino sto posticino, ma niente, ne cercheremo un altro. Amore, amore, domani andiamo a fare due passi lassù. Sai chi c'è lassù? Chi c'è lassù? Ho già guardato io chi c'è lassù. Militari. Ci sono i tuoi amici. Militari. Sì. Che palle. Strano, è un altro posto brutto questo per loro. Abbiamo trovato questo posticino a bordo strada. Non è niente di che come posto per dormire, ma ce lo facciamo andare bene perché c'è una vista bellissima, tutta la baia di là sulle isolette. Adesso volevo salire qua per farvelo vedere, ma c'è un botto di neve. Questo, fanciulli, non sarà lo spot della vita, ma chi se ne frega, fai due passi e hai praticamente questa vista, che è veramente tanta roba. Pieno, pieno zeppo di gabbiani qua.
Fanciulli, è uscita una luce strepitosa. Bellissimo. Quindi adesso vi faccio vedere il posto che vi ho fatto vedere prima con questa luce e vedrete quanto cambia. Qui c'è Big Gods. Madò, vorrei un sacco dronare, però uno, c'è la base militare lassù, due, ci sono un sacco di varietà di uccelli diverse e quindi non voglio neanche disturbarli, perché vorrebbe dire proprio passare sopra così a casa loro, alle loro isolette dove hanno il nido eccetera, quindi non mi va. Fanciulli belli, quando io vi dico che la luce in fotografia vuol dire tutto, intendo questo. Avete visto la luce che c'era prima e la luce che c'è adesso, completamente piatta, completamente brutta. Invece prima c'era una luce calda che dava profondità, veramente strepitosa. Adesso il sole è andato dietro le nuvole e quindi ciao, ci vediamo domani. Ora è bello ancora fotografare magari i pennacchi che ci sono là dietro, delle vette più alte che ovviamente vengono ancora illuminate dai raggi del sole, però per il resto la luce bella è andata via e quindi vi dico sempre cogliete l'attimo, carpe diem. Anche se non avete voglia, tipo io avevo zero voglia di uscire, stavo montando un video, però boom, preso la macchina e sono andato a fare due foto e ne è valsa la pena. Mi sono goduto questo momento, questa luce strepitosa, bello, insieme a un sacco di uccellini. Tra l'altro sono le 7:30 ed è ancora chiaro, cioè il sole è ancora abbastanza alto. Ho visto che l'alba domani mattina è alle 4:40. Non so se avrò la forza di alzarmi, ci proverò, vedremo.